Che cos'hai? Il serpente. E se non fosse l'ultimo? Certo che era l'ultimo. Sono tutti morti. Giustizia è stata fatta. Se c'è una qualsiasi domanda, Apollo d'Oro risponderà. Sa ogni cosa. E dove potrei trovare quest'uomo tanto saggio? È con Cleopatra, ma prima trova il suo uomo all'ippodromo. Ehi! Dirò a Fano che Gennady è morto e tornerò da te. Goditi l'ippodromo e non spendere tutte le tue monete alle corse. Che novità? Ho ucciso il serpente, ma ho paura che la missione non sia terminata. Non hai scelto una strada facile, Bayek. Bayek di Siwa, che si spaccia per Mejai, è ricercato per crimini contro il nostro glorioso faraone. Mi vogliono morto. Colpirò chi è stato mandato a uccidermi. Sono Bayek. Mi manda Aya, devo parlare con Apollo d'Oro. Capirai bene che il mio padrone prende tutte le precauzioni riguardo a coloro che incontra. Ho una domanda da fargli. Gli dirò che hai chiesto i suoi consigli e che ti ha mandato Aya. Attendi la sera. Se deciderà di incontrarti, potrai trovarlo vicino al faro. Fino ad allora, l'ippodromo ricorda uno dei suoi più grandi corridori. C'è da bere in quantità e feste ovunque, oltre alle corse vere e proprie, ovviamente, se ti interessano. Apollo d'Oro. Tu laggiù. Sei qui per uccidermi o per essermi amico? Amico. Bayek di Siwa. Aiutami allora. Sei il Mejai di Aya, giusto? Altri sopravvissuti? Solo Damaste. Lo hanno fatto prigioniero. E che ne è stato del papiro? Ce l'aveva Damaste. Quell'idiota doveva distruggerlo. Cleopatra è in debito con te. Vuoi raggiungere un guaritore da solo? Ho ucciso Eudoro. Ah? Ben fatto. Era il serpente, vero? Detto tra noi, Bayek, devi sapere ancora molte cose. Detto tra noi, voglio risposte. Prima devo fidarmi di te. Salva Damaste e recupera il papiro. Così saprò se sei il tipo di uomo di cui parla Aya. Dove si trova Damaste? Dovrebbe essere sul molo del porto di Canopo. Nessuno deve leggere il papiro che ha con sé. Grande Amon, salvami! Grazie. Era un incubo stare lì dentro. Andiamo in un posto sicuro, poi parleremo. Mi manda Apollo d'Oro. Dammi il papiro. Quale? Non ho alcun papiro. Era tuo compito tenerlo. L'ho nascosto sulla nave. Non volevo che finisse in mani sbagliate. Dov'è la nave? Sul fondo del lago. È affondata. Oh, molto bene. Ci penso io. Apollo d'Oro ti aspetta al faro. Gli dirò che può trovarti vicino alla nave affondata. Mm.
prezioso papiro. Ecco il tuo prezioso papiro. Bene, Bayek. Vedo che sei un uomo di valore. Qualcuno di cui posso fidarmi. Il papiro era diretto al generale romano Pompeo per portare Roma dalla parte di Cleopatra. Ti sarà davvero grata per aver mantenuto segreto il messaggio. È alla mia tenuta. Andiamo subito da lei. Cosa c'entra Aia in tutto questo? Suo cugino Fano mi ha detto che è una donna decisa che insegue la sua preda. Anche io ero interessato alla sua stessa preda. Quando Aia l'ha uccisa, ho iniziato a proteggerla. Vi ringraziamo. E noi ringraziamo voi per aver eliminato Eudoro. Era un essere odioso. Dovete sapere che oltre a Eudoro, ho ucciso anche il comandante di Alessandria, Gennadio. Gennadio? Mi fa piacere che sia morto, ma ora dovrai pagarne le conseguenze. I Filaches sono un gruppo molto unito e violento. Ti staranno cercando di sicuro. Così sia. Posso chiederti perché volevi Eudoro morto? Come sai, il fratello di Cleopatra, Tolomeo, è troppo giovane e inesperto per essere un vero capo. Crediamo che Eudoro influenzasse le scelte di Tolomeo. Scelte folli che hanno profondamente ferito l'Egitto. Eccoci qui. La villa è poco più avanti. Ne saprai di più alla villa. La regina adora frequentare l'alta società. Mi fa piacere che Aia porti un po' di sobrietà tra le conoscenze di Cleopatra. È davvero una donna incredibile, tua moglie. Lo so. Bayek, prima che ti sveli ogni segreto, Cleopatra deve conoscerti e acconsentire. È un po' eccentrica. Meglio che tu lo sappia. Quando ti avvicini, inginocchiati con deferenza. Parla solo se interrogato. Non sta a te domandare, ma rispondere. Non farti distrarre dai festeggiamenti. Si circonda di un gruppo nutrito che ama divertirsi, a volte anche troppo. Parla chiaro, con toni misurati e soprattutto non incrociare il suo sguardo. Pronto? Non vedo l'ora. Prendimi! Venite qui entrambi! Sì! Mi ha visto con suo marito! Una sensazione indescrivibile! Di qua! Tranquillo, non porta alcun rancore. Le api! Dov'è la mia pipa per oppio? Andrò a letto con chiunque! Se poi acconsentirà a essere giustiziato al mattino... Come Bshantide. È stato più che soddisfatto dell'accordo. Chi è questo gradevole uomo? Imehoto Heknebeshebet. Mia regina, questo è... Allora? Un'offerta generosa. Ma la mia vita è già stata promessa a questa donna. Aia, un'ottima scelta. Vieni, abbiamo molte cose di cui parlare. Festeggiate, amici miei! Dovevi inginocchiarti. Ah, Pasheremta. Ti presento Aia e Bayek. Loro hanno eliminato Eudoro. Magnifico! Vi unirete a noi adesso? Non sappiamo da che parte state. Eudoro faceva parte dell'ordine degli antichi. Sono loro i responsabili del mio esilio. Loro mi hanno portato via il trono. E perché dovrebbe importarmi? Il serpente ha molte teste. Teste che compongono l'ordine. Il serpente ha ammazzato mio figlio. Non è così semplice. Di che cosa stanno parlando? Non lo so, ma sanno qualcosa. L'ordine degli antichi mira a dominare l'Egitto. Tolomeo è il loro fantoccio.
Abbiamo spie in ogni regione. Ma l'ordine rimane comunque intoccabile. In Egitto forze oscure ci ostacolano. Per esempio, qui, nel delta del Nilo. La sabbia inghiotte interi villaggi, ma una forza malvagia si muove con lei. È il membro dell'ordine degli antichi, detto lo Scarabeo. E invece qui, nella sacra Giza. Una losca figura chiamata la Iena controlla tutto quanto. Oramai, Giza è la terra della morte e del dolore. E poi c'è Menfi. La mia è una terra maledetta, come è maledetto il dio toro Api. Laggiù, la lucertola esercita una specie di oscuro potere. Così il serpente è l'ordine degli antichi? Sì. Eudoro era conosciuto come l'ippopotamo. Avevi ragione, amore mio. Lui non era l'ultimo. Sono tutti loro. Quando l'ordine vuole qualcosa, come a Siwa, travolge tutto ciò che trova lungo il cammino senza esitazioni. Prima Siwa, ora il Fayum. È la regione più oppressa dell'Egitto. Dove comanda il coccodrillo, gli abitanti vivono nel terrore. E sarà così in tutto l'Egitto, se non fermiamo l'ordine. Dobbiamo agire con forza. Adesso è arrivato il momento di uccidere. Non abbiamo ancora trovato l'uomo che ha ucciso Chemo. L'ombra di nostro figlio piangerà di gioia quando sopprimeremo questi mostri. Sei il mio Mejai adesso. Guardiano del vero faraone d'Egitto. E così sia. Stanotte, vino, danze e amore. Domani. Mi fa ancora male la testa da stanotte. L'ordine degli antichi non immagina cosa lo attende. Dovresti metterti in viaggio, amore mio. Hai già cominciato la tua caccia, amore mio. Presto andrò a nord per difendere Cleopatra dal mare. Sembri preoccupato. Sono uno sciocco. Ho scoperto che il serpente non è una sola persona. Hai giurato di uccidere il serpente. Cerco il mastro birraio, Arcuf. Non ho tempo. Parla con uno dei miei sorveglianti, se devi. Mi hai frainteso. Sono un Mejai. Mi manda Apollo d'Oro. Ah, Apollo d'Oro, certo. Sono qui per lo Scarabeo. L'ombra che oscura Sais. Shh, zitto. Non dire quel nome ad alta voce. Apollo d'Oro sa che la gente soffre. Molti si affidano a me, vista la mia posizione. I commerci sono strozzati, i soldati imperversano e il peso delle tasse di Tolomeo ci toglie il fiato. Vieni con me. Meglio parlare con un tetto sopra la testa. È vero. Ha saputo che i nostri affari andavano male e ha comprato un carro di abiti per aiutarci.
Circolano storie terribili sullo scarabeo. Apollodoro te l'avrà detto. Storie di mutilazioni, sparizioni, gente seppellita nel deserto e lasciata lì a morire. Un destino tremendo, intrappolato nella sabbia, testa e corpo schiacciati da un sole spietato, in attesa solo di conoscere la Duat. Ma questi sono solo racconti. C'è veramente del marcio a Saez, ma dello scarabeo nessuna traccia, e se esiste non è saggio parlare di lui. Le indagini degli uomini di Arkuf, i problemi della gente. Ah, Saez non è diversa da Siwa. L'ultimo che ha osato chiedere dello scarabeo è stato picchiato e gli hanno mozzato la lingua. E chi è? Il vecchio Gupa, suocero dell'uomo più potente di tutta la zona, Taharka. Quel bimbo, Kawab, è suo nipote. Ehi, stanco di vincere? Sto cercando tuo nonno. Sai dove è andato? No, era andato all'accampamento di Pirro, ma starà tornando a casa. Lo cercherò lungo la strada. Che ne facciamo del pezzente che Marco ha beccato nella tenda della guardia? No, è ancora vivo, stupido idiota. Così impari. Cosa? Gupa, ti libero io. Credo che ce la farai. Lo scarabeo ti ha preso la lingua, ma ci aiuteremo a vicenda. Arkuf mi ha detto che sta indagando sullo scarabeo. Aiutami e farò in modo di ucciderlo. Nonno! Va tutto bene? È ferito? Ferito, stanco e assetato. I soldati hanno usato la mano pesante, ma se la caverà. Dov'è tuo padre, Kawab? Devo parlargli. Mio padre è via. Segue un grosso lavoro. Mamma, il nonno è ferito. Lo hanno scambiato di nuovo per un mendicante. Padre, che hai fatto questa volta? Stava cercando lo scarabeo. Forse può aiutarmi. In cambio, io posso proteggervi. Lo scarabeo non esiste, lo sanno tutti. Vuole che tu li legga. Lo scarabeo sta convocando dei guerrieri alla città di Letopoli. Per gli dèi, è dove si trova mio marito. La città è ingoiata dal deserto. È il destino di papà ricostruirla. Noi lo raggiungeremo presto, vero mamma? Sì. Mio marito Taharka si trova laggiù da mesi. Lui potrà aiutarti. Conosce tutti lì. Se lo vedi, puoi dirgli che mi manca davvero tantissimo. Lo farò di certo, Kawab. Maestro Taharka? Sono Bayek, vengo da Siwa. E io sono Taharka.
grande architetto di Sais e amministratore di Letopoli. Conosco la tua famiglia. Mi manda tua moglie. Dice che forse conosci un certo scarabeo. Non è il caso di parlarne qui. Qualcuno ci potrebbe sentire. Seguimi e ti risponderò. Tuo figlio è orgoglioso di te. Gli manchi. Mi raggiungerà presto. Spero che mio figlio e i miei nipoti seguiranno le mie orme. A dare forma al mondo sono i sognatori. E tu cosa sogni, Bayek? Io non mi concedo il lusso di sognare. Troverò lo scarabeo. Lo scarabeo approfitta dei deboli. Ma io non lo temo. Non hai paura dello scarabeo, Taharka? Dopo quello che ha fatto a tuo suocero? Ciò che è accaduto a Gupa mi fa male. Se è stata colpa del mio lavoro, se è a causa mia che è stato colpito, che gli dei mi perdonino. Maestro Taharka! Attaccano ancora le rovine. Bayek, combatti con me. Si alza il vento. Molto male. Questo lamento è la voce della tempesta. I cani del deserto lo usano come segnale per attaccare. Seguono la tempesta e la sfruttano per coprire le loro razzie. Prendi questo! Stammi vicino! Non farti circondare da quei cani! Non vi lascerò distruggere il mio lavoro! Perdi qua! Tremate davanti alla mia forza! Vieni, Mejai! Lotta con me! Vento! Abbattili! Adesso soffrirai! Uomini di Letopoli! Coraggio! Difendete le vostre case! Mejai! Mostragli la forza della giustizia! Bayek! Non perderti nella tempesta! Pensavate di trovare delle pecore! E invece dovrete affrontare dei lupi! Aiuto! È venuta la tua ora! I bastardi si credono leoni, ma sono soltanto dei cani! Bayek, ammazzali! Tieni duro, Bayek! Letopoli non si piegherà a voi! Crepate, cani bastardi! Bayek li hai straziati come i denti di Sobek! Bayek, vieni con noi! Questi cani del deserto ci hanno oppresso abbastanza! Con il tuo aiuto metteremo fine alla loro minaccia! Comprendo la tua sete di vendetta, Taharka. Ma quei banditi non mi interessano. Parlami dello scarabeo, poi partirai. Non indossi forse il simbolo dei Mejai? Quei bastardi sono una minaccia per la brava gente innocente di Letopoli! Avanti, Bayek! Dopo che avremo sepolto quei cani nella sabbia che tanto adorano, allora ti dirò tutto ciò che vuoi sapere. Messia, oggi mi unirò alla tua causa. Vieni, Bayek! Prendi le tue armi e andiamo! Coraggiosi cittadini di Letopoli! Strapperemo quelle bestie dalle loro tane e verseremo il loro sangue nel deserto! Quest'opera che hai intrapreso sembra impossibile. Questo lo sanno solo gli dèi, Bayek. E se non tendo la mano verso le stelle, come farò a sapere se posso toccarle? Letopoli era magnifica un tempo, prima che il deserto la inghiottisse. Voglio dimostrare al mondo, agli stessi dei, che se gli uomini lo desiderano,
possono fare qualunque cosa. Forse ti hanno mandato gli dèi per aiutarmi a realizzare il mio sogno. Un braccio forte, un occhio acuto. Potremmo ridare a questa terra il suo splendore. Ho un sogno mio da realizzare. Vedremo se riuscirò a convincerti. Yalla, yalla. Wow! Levatevi di mezzo! Fatemi presto! Banditi! High position, Gerech. Ti ringrazio, Bayek. Ormai temevo che il mio sogno fosse destinato a svanire, ma il tuo arrivo mi ha dato la forza di distruggere questi cani. Chi erano? Sanguinari seguaci di Sekhmet, signora della strage. Desiderano solo caos e distruzione. Hanno a che fare con lo scarabeo? No, si credono dei leoni, ma sono solo degli sciacalli. E ora sono diventati carogne anche loro. Riporto il sacerdote in città. Ci vediamo a casa mia. Mangiamo e ti racconto tutto quello che devi sapere. Che Ptah benedica te il guardiano, maestro Tarka. Come sei finito qui? Sono stato rapito da quei pazzi sanguinari. Pensavo che la strada da Menfi alle Topoli fosse sicura. Ora lo è. E farò in modo che lo rimanga. Hai detto che vieni da Menfi? A Menfi ci sono molti sacerdoti. E io sono di troppo. Invece le Topoli è un terreno fertile, nato grazie ai tuoi sforzi. Com'è la situazione a Menfi? Ammetto che è caduta nell'oscurità. Il gran sacerdote ha fatto adirare gli dèi e ora dovrà vedere la città morire. I tuoi messaggeri a Menfi parlano del tuo grande sogno. Sono venuto qui per servire gli dèi. Riposati ora. Dopodiché ti daremo una casa alle Topoli. Bayek, hai visto la tempesta? Vieni. Sono felice che stiate bene, Maret. Oh sì, gli dèi ci hanno benedetti. Ho visto avvoltoi e una iena e tanta sabbia. Tanta sabbia da riempire il mare. Ecco perché ci servono tante mani per la nostra impresa. E cosa hai promesso loro, Tarka? Un pezzo di terra e una casa tutta loro. Ma devono aiutarmi a liberarla dal deserto. Tutto qui? Scavare la tua casa? Non sarà affatto facile. Lavoriamo duramente, pregando gli dèi. La gente crede nel progetto di papà. È giusto che onori tuo padre, Kawab. Al salvatore di Letopoli. Ora mangiamo qualche dattero e poi... Stai bene, Bayek? Ti senti male? Senu. Aya. Dove sei, amore mio? Kemu. Ti sta deludendo. Ti prego, non odiarmi. Presto camminerò nell'oscurità insieme all'occulto. Mi condurrà ai campi dei giunchi.
Ehi, bello! Vieni qua! Non ho più armi, né armatura né denaro. Che cosa posso fare? Ora, presto, prima che il vento cancelli le tracce. Prima le mie armi, poi lo scarabeo. Hai preparato la roba? Sì, sono armi notevoli. Le ho messe in una cassa come tributo a Sebel. Sarebbero dovuti rimanere nell'ombra.